Stiamo per parlare con Armando Cusani, sindaco con il 46% di preferenze. Buonasera, dottor Cusani, don Maurizio Di Rienzo, Radio Civita in Blu, e con me Marcello Caliman. Siamo in diretta per seguire le elezioni. Anzitutto auguri per la sua riconferma. Grazie, sono tutta una spellunga, più che a me, insomma, per me è un altro fardello che metto sulle spalle, e lo faccio volentieri, ovviamente nessuno mi ha preso, però insomma penso che sia, quando si legge un sindaco è sempre una cosa importante per la comunità di riferimento, insomma, al di là dell'impegno della persona, che è sempre, come tutti gli impegni, sempre gravoso, quindi io raccolgo questo ulteriore risultato come... con spirito di servizio, come ho sempre fatto, quindi proverò a fare il meglio che ho sempre fatto e ancora di più. Armando, Marcello Caliman per te. Sì. Armando, un abbraccio, sono felicissimo per te. Hai condotto questa campagna elettorale con grandissima intelligenza, con la capacità di saper rompere l'accerchiamento eventuale delle forze di opposizione, e hai fatto emergere l'Armando Cusani dei primi tempi, quello del giovanissimo Armando, ecco, combattente. Hai cambiato le regole, nessun comizio, i social, la presentazione di ogni candidato. Ti abbiamo seguito e riteniamo che sì, Sperlunga abbia guadagnato dalla tua vittoria, ma nello stesso tempo Sperlunga è anche Armando Cusani, quindi poi Armando Cusani è un politico, non può Armando Cusani non essere impegnato, e quindi questi 5 anni io ti auguro che siano l'inizio per altri obiettivi. Che ci puoi dire su questo? Grazie, Marcello, io so che insomma la stima che hai per me, insomma, non so se è meritata o meno, questo non lo so, e penso che sia sempre meritata la stima per gli impegni che ognuno di noi fa e porta avanti, perché è un impegno che se ce l'hai dentro lo esterno, lo porti avanti con passione, e non è né filo né costruito. E quindi io credo che la riflessione che ho fatto è soprattutto sulla parte che riguarda il mio impegno, che è un impegno sociale. Io ho sempre dato questa chiave di lettura all'impegno politico, che è stato sempre un impegno amministrativo. Io vorrei ricordarlo anche in questa occasione. Io ho fatto e rimarrò per i prossimi 5 anni, se Dio vuole, l'amministratore di un comune, quindi insomma io non faccio né il legislatore né il parlamentare europeo, che sono ruoli completamente diversi, però noi penso che possiamo fare molto, possiamo fare tanto, perché soprattutto adesso su questo tema della transizione ecologica, questo tema ambientale, questo tema della ecologia umana, io dico, no? come scriveva il nostro Papa Benedetto XVI, è la sfida del futuro. Se noi vogliamo fare in modo che si possa invertire questa tendenza che vede l'uomo aver travolto i beni naturali e aver usato senza alcuna misura tutto quello che abbiamo nel creato, e per poter invertire questa tendenza così folle c'è bisogno di un lavoro che parte dal basso, che nasce dal basso. Il lavoro del ruolo degli amministratori è un ruolo fondamentale, possono fare tanto, possono fare per esempio delle cose concrete, se sembra un ragionamento campanilario, l'abbiamo detto anche in questo mese di campagna elettorale, più ciclabili, più isole pedonali, meno macchine, più biciclette, meno mezzi che inquinano, quindi che introducono nell'aria sostanze prima alteranti, e soprattutto tanta solidarietà, tanta attenzione alle persone che soffrono, alle persone che sono in povertà assoluta, che poi ce ne sono nei nostri comprensori, e questo è un lavoro che possono certamente fare gli amministratori e che devono fare gli amministratori. Quindi sì, dottor Cusani, io le faccio una domanda, come ho fatto già anche a Gerardo Stefanelli, riconfermato sindaco di Minturno, un pensiero per i suoi avversari, per gli sconfitti. Non ci sono, mi passi il termine, che non ci sono sconfitti dal mio punto di vista. Io penso sempre che dopo le elezioni, che il più
grande e più bello esercizio di democrazia che esiste oramai, sul quale diciamo, no, la nostra è una democrazia che ha tanti difetti, ma c'è un punto fermo che la scelta degli eletti, no, a qualsiasi livello. Quell'esercizio di democrazia ha una competizione che è un mese di gioia, di festa, quindi non c'è chi vince e chi perde, abbiamo vinto tutti, cioè chi viene diciamo, scelto dal popolo per governare e gli altri hanno un altro ruolo. Io non l'ho mai utilizzato, chi mi conosce, io ho avuto sempre da questo punto di vista, no, la fortuna e l'onere di vincere le elezioni, no, lo uso solo adesso su termine, no, e quindi di governare, ma proprio per questo ho sempre avuto un approccio, il giorno dopo, il minuto dopo, le ore dopo il risultato elettorale, un approccio che guarda a quell'evento, cioè al confronto come una grande festa di democrazia, no? Dove veramente la diversità assume il momento più alto nel confronto e poi la gente sceglie. Il giorno dopo non c'è, ci sono obiettivi diversi, c'è il bene comune, dove le azioni amministrative, perché noi facciamo questo, facciamo amministrazione, devono essere improntati verso quel famoso bene comune che tiene conto di tutti e di ciascuno, perché questo è, secondo me, questa è la sfida più grande e più importante, quindi non soltanto l'interesse pubblico per l'interesse pubblico, non soltanto un programma amministrativo che va in una direzione, no, che sia in grado di dare a tutti le stesse opportunità. Quello che abbiamo fatto a Spillone in questi 30 anni, a Spillone non sono disoccupato, non c'è, ci sono 500 aziende dell'economia turistica e agricola. Noi abbiamo anche un grande impegno, per esempio, con gli ex comunitari, con i migranti. Se loro sono un pezzo dell'economia che è agricola, un pezzo, un grande altro pezzo che è agricola, è turistica, e ci sono tantissime persone che non sono italiane impegnate, e senza l'impegno di queste persone noi non avremmo un'economia funzionante. E quindi la sfida, ecco, la sfida, e questo l'ho detto anche in campagna elettorale, per i prossimi 5 anni sarà quella ambientale e quella dell'immigrazione, una migrazione intelligente, persone che devono integrare, persone che sono per noi fondamentali, persone a cui bisogna riconoscere tutti i diritti, persone che non bisogna sfruttare. Questo è un processo culturale sul quale i sindaci, gli amministratori possono giocare una partita importante, e questo è il lavoro che faremo nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Grazie, grazie sindaco, grazie del suo tempo, grazie. E auguri ancora per l'incarico rinnovato.